Un ultimo sforzo prima della possibile terza finale nella storia rossonera. Il primo trofeo è lì, da agguantare. Dal Tre Fontane di Roma si gioca la semifinale di ritorno contro le giallorosse. Un caloroso saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Venninger anticipata, la conclusione che forse sarebbe entrata. Greta Dami dice no, muovendo la testa. Dubkova, palla strepitosa per Guagni che va in mezzo, pallone che resta lì, Piemo! Piemonte, il gol del Milan alla sua firma sul pallone. L'apertura per Serturini, pallone sul secondo Andressa. Arriva il pareggio della Roma al 41esimo minuto, l'inserimento di Andressa. E allora Ove dall'altra parte a spazio, ma arriva Berga. La chiusura di Goscia, il pallone al limite, Giuliano, brivido. Guagni. Adami bene per Piemonte, al limite Martina Piemonte, allarga per Valentina Bergamaschi, sul secondo palo Adami! La chiusura di Bartoli, grande traversone, azione bellissima, corale del Milan. Guagni, continua la Roma, Babba, e poi Giacinti. Si fa male Guagni correndo, la Roma non si ferma, il fair play qui è mancato, la Roma non se ne cura, va a realizzare il gol del pareggio con una giocatrice a terra. Arriva un'espulsione per noi, Ganz espulso. La chiusura di Goscia, lascia giocare il direttore per il vantaggio. Greggi apre sulla sinistra, dove che si accentra, Greggi carica il destro, Bab, un altro grande intervento, ancora una volta all'ultimo secondo, Selena Bab. Il direttore non sembra avere intenzione di fischiare, siamo al 101, scivola Greggi, arriva però Serturini, Giuliano e arriva il gol di Losada. 3 minuti oltre il 98, arriva il gol che porta la Roma in finale. Finisce qui, in finale va la Roma. Mi dispiace perché queste ragazze meritavano, perché hanno giocato due grandi partite, però il calcio è fatto anche di episodi, è fatto di fair play, è fatto di pallone che va in porta. La Roma ne ha messo uno in più di noi tra andata e ritorno. Grazie comunque ragazze e un caro saluto da parte di Francesco Specchia.